Ciao a tutti, benvenuti. Questa è la sesta giornata di autotrattamento Reiki e quindi, come sempre, vi invito a mettervi comodi, a trovare una posizione rilassante sul letto, su un tappetino yoga o ancora seduti nella posizione del fiore di loto. L'importante è che i vostri chakra siano allineati, la colonna sia dritta e che voi vi sentiate comodi in questa posizione. Oggi voglio tornare sui chakra con i bija mantra. I mantra sono delle parole suono particolari che hanno un effetto specifico sui chakra. I bija mantra sono dei mantra base, infatti la parola bija significa seme, e secondo la tradizione yogica sono i suoni che producono la rotazione dei chakra, le nostre ruote di energia, che nel loro movimento creano diverse frequenze e producono suoni diversi. Allora vi invito a mettere le mani in centratura sul cuore, a fare tre respiri profondi, facciamoli insieme, 3 secondi nell'ispirazione, tratteniamo per 3 secondi e 3 secondi per espirare. Ci attraversa lentamente, entrando dalle nostre narici, sentiamo l'aria fresca, la sentiamo scendere all'interno dei nostri polmoni, arrivare sino al nostro bacino, gonfiandolo, e poi lentamente, come un'onda che ci accarezza dall'interno, risale e fuoriesce dalla bocca, rilassando tutto il nostro corpo. Sentiamo il nostro corpo totalmente abbandonato al tappetino, sentiamo il corpo pesante, rilassato. E adesso immaginiamo una luce bianca, calda, d'amore, che ci connette all'universo, all'energia del Reiki e che tramite il nostro chakra della corona attraversa il nostro corpo dalla testa sino ai piedi, passando per il chakra del terzo occhio, il chakra della gola, il chakra del cuore, il chakra del plesso solare, il chakra sacrale e il chakra della radice. E da lì lungo le nostre gambe sino ai nostri piedi. Questa luce bianca di amore ci attraversa completamente. Il nostro corpo è totalmente rilassato a contatto con il tappetino. Lasciamoci andare per qualche istante, ascoltando il nostro battito, ascoltando il nostro respiro. E adesso lentamente portiamo le mani sul 7° chakra, Sahasrara chakra, il chakra della corona. E vi invito ad emettere il suono Ha. Facciamolo insieme per 6 volte consecutivamente. Inspiriamo profondamente, tratteniamo il respiro per 3 secondi ed emettiamo il suono Ha.
Mentre vocalizziamo questo suono legato al chakra della corona, visualizziamo una luce bianca, luminosa, che penetra la nostra testa. La nostra testa è completamente irradiata dai raggi solari. Ricominciamo per altre 3 volte. Visualizziamo il nostro chakra della corona rivitalizzato e pensiamo ad ogni nostra cellula della nostra testa colmata da questa luce, da questa energia di amore, di pace, di serenità. E poi con calma, quando ci sentiamo pronti, portiamo la nostra mano destra sull'occhio destro e la nostra mano sinistra sull'occhio sinistro, focalizzandoci sul terzo occhio, il punto tra le nostre sopracciglia. Immaginiamo questo punto radioso, come se un raggio di luce fuoriuscisse da questo punto. Adesso ci troviamo sul sesto chakra, Ajna Chakra, il chakra del terzo occhio. E qui vocalizzeremo il suono Om. E mentre vocalizzeremo questo suono, immagineremo questo punto tra le sopracciglia radioso. Immagineremo la nostra ghiandola pineale colmata dalla luce e dall'energia rigenerata. Inspiriamo profondamente.
pronunciando i Bija Mantra, andiamo ad attivare i nostri chakra. Portiamo adesso le nostre mani sul chakra della gola, che vi ricordo essere di colore azzurro, e se vogliamo possiamo immaginare questa ruota luminosa, questo vortice di luce azzurra sul chakra della gola. In questo punto andremo a vocalizzare il suono Ham, legato appunto al quinto chakra, Visuddha chakra, il chakra della gola. Inspiriamo profondamente. Prendiamoci qualche momento per focalizzarci sul chakra della gola che è stato riattivato, ascoltando il nostro respiro che fluisce dalle narici alla gola, ai nostri polmoni. E poi lentamente portiamo le mani sul quarto chakra, Anatha chakra, il chakra del cuore, chakra collegato al colore verde, e dove possiamo visualizzare questo vortice verde al centro del nostro petto, e vocalizzeremo il suono Yam. Inspiriamo profondamente. Yam. Restiamo ancora focalizzati sul nostro cuore. L'energia del Reiki raggiunge il nostro chakra del cuore, lo rilassa, lo illumina, gli dà forza, gli dà energia. E il nostro chakra del cuore si riattiva
riprende a ruotare vorticosamente. Adesso, una mano per volta, spostiamo i nostri palmi nella zona del plesso solare, dove si trova il terzo chakra, il Manipura chakra, e dove andremo a vocalizzare il suono Ram. Facciamo un'ispirazione profonda. Ra. Adesso restiamo in contatto col nostro plesso solare. Immaginiamo l'energia del Reiki che raggiunge questo chakra, lo illumina col suo colore giallo e lo fa risplendere. Questo chakra si riattiva e noi portiamo le nostre mani più in basso, quattro dita sotto l'ombelico, al chakra sacrale, secondo chakra, Svadhisthana chakra, dove andremo a vocalizzare il suono Vam. 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 Immaginiamo il nostro serbatoio energetico al secondo chakra, al punto Ara, che si rigenera con queste vibrazioni di luce, di amore, di serenità. Il nostro secondo chakra viene ricaricato completamente e lentamente portiamo le nostre mani in posizione di una V all'interno coscia per lavorare sul primo chakra, Muladhara chakra, il chakra della radice, dove andremo a vocalizzare il suono Lam, immaginando un vortice di luce rossa che si riattiva e gira sempre più velocemente. Ispiriamo insieme. La. La.
Abbiamo riattivato anche il nostro chakra della radice. Lo immaginiamo luminoso, radioso, carico di energia. Sentiamo la connessione con il terreno attraverso il nostro primo chakra. E ora lentamente portiamo le mani in Namaste. E immaginiamo che questa vibrazione che ha risuonato dentro di noi si espanda anche al di fuori del nostro corpo, irradiandosi anche sull'esterno, raggiungendo i nostri cari, raggiungendo la natura circostante, gli animali, i nostri amici, tutte le persone che in questo momento stanno soffrendo e hanno bisogno di forza, energia e supporto. Ringraziamo l'energia del Reiki per averci supportati e guidati anche oggi e ringraziamo Mika Usui, Takata e Hayashi, i grandi maestri del Reiki che ci aiutano durante la nostra pratica di autotrattamento. Namaste a tutti, a domani.